Bentrovati e benvenuti a questa nuova edizione del TG Flash. Sono accusati di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ai nuovi professionisti finiti ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Vasi Comunicanti eseguita nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha notificato altrettante misure cautelari nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Perugia su disposizione delle GIP Etneo nei confronti di 4 direttori di unità operative complesse, 3 rappresentanti di società di distribuzione locale di multinazionali produttrici di dispositivi medici, un rappresentante di tali multinazionali e un provider per l'organizzazione di eventi. Un uomo di 29 anni di Catania è stato allontanato dalla casa di famiglia e sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia minorenne con l'applicazione del braccialetto elettronico dopo che le indagini dei carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, coordinate da un pool di magistrati specializzati nei reati di violenza di genere, hanno fatto luce su anni di violenza e minacce. Le indagini hanno svelato un quadro senza dubbio agghiacciante di violenze fisiche e psicologiche inflitte dall'uomo alla moglie di 21 anni, dal 2021 fino a maggio 2024. La donna è stata vittima di continui insulti, umiliazioni e aggressioni fisiche, anche in presenza della figlia minorenne. Minacce di morte che si sono estese anche ai familiari della donna. L'uomo, reso ancora più aggressivo dall'abuso di stupefacenti e psicofarmaci, avrebbe tentato di strangolare la moglie dopo averle sferrato un pugno in faccia, causandole un vistoso ematoma perioculare. Nell'aprile scorso la violenza è salita di livello, l'uomo le ha morso un braccio e nel mese successivo l'ha afferrata per i capelli, colpita con schiaffi e pugni, e infine ha tentato di colpirla con una spranga di legno. Alla fine di queste aggressioni la donna ha deciso di denunciarlo. 7 arresti, 71 denunce, circa 2.004 le persone controllate, il bilancio della maxi operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento della prostituzione, ma anche contro i reati di immigrazione clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati contro la persona. 27 le province interessate dai controlli a tappeto che hanno visto l'impiego di oltre 400 agenti coordinati dal Servizio Centrale Operativo per la Sicilia. Tra le province coinvolte c'è anche Catania. Controlli e perquisizioni sono stati effettuati in appartamenti e esercizi pubblici in cui le prestazioni sessuali a pagamento erano mascherate con inesistenti attività professionali riferibili al settore estetico e del benessere. Ancora strade di sangue, uno scordienzi di 19 anni ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 29 per Francofonte, a pochi chilometri dall'ingresso della città di Scordia. Il giovane era a bordo del suo scooter trasportato all'ospedale San Marco. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, la salma al momento si trova all'obitorio della struttura sanitaria catanese a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa che venga restituita ai parenti. Calcio, la Lega Pro ha reso note date e incontri dei primi turni della Coppa Italia Serie C. Il Catania esordirà il 18 agosto al Massimino contro la vincente del match tra Crotone e Messina, che si svolgerà il 10 agosto, sempre sabato 10 agosto, esordio del Trapani in casa della Cavese. Il Catania parteciperà anche alla Coppa Italia di Serie A, sfidando nel primo turno la Carrarese neopromossa in Serie B. I rossoazzurri si raduneranno il 10 luglio al Massimino e qualche giorno dopo partiranno per il ritiro di Assisi. Era questa l'ultima notizia e la TG Flash finisce qui. Buon proseguimento con i nostri programmi. Futuro Production è anche su Radio CRT. Sintonizzatevi sulla frequenza 94.4 per non perdervi i nostri programmi. Radio CRT, suona la vita. Piante aromatiche con caratteristiche organolettiche di pregio e prodotti tipici siciliani come insaporitori, olive, frutta secca, oreca e retail sono le specialità dell'azienda agricola Due Palmenti. Due Palmenti è anche location suggestiva per l'organizzazione dei tuoi eventi. Contattaci al 339-2401-066 o visita il nostro sito duepalmenti.it. Ci troviamo in via della Resistenza 106, Pedara.